Porto il Presidente, quindi io che cosa potrei dire? Potrei dire semplicemente che il PEN, che molti sino a 3-4 anni fa consideravano semplicemente la marca di un abito, con i tre novelli che abbiamo avuto, cioè Erta Müller, Vargas Llosa, eccetera, negli ultimi anni, invece hanno cominciato a scoprire che cos'è il PEN e che il PEN appunto voleva dire poeti, ensayisti, saggisti e scrittori. Questo premio italiano, che è considerato tra i maggiori, tra i 1800 premi che ci sono in Italia, e quindi fa parte di quella rispetto a cerchia, diciamo, di una ventina di premi importanti, è stato ideato, pensato, seguito e amato come un figlio da Lucio Lami. Speriamo che Lucio Lami possa avere non la forza, ma la volontà di continuarlo, in modo che ci troviamo a festeggiare presto i 30 anni. Tutto qua. Negli Stati Uniti d'America, poi in Zambia, infine in Inghilterra, avvocato per 8 anni, presidente del Tribunale di Special Educational Needs and Disability, lavora spesso per le comunità disagiate, nera o islamica. Hai fondato con una collega donna il primo studio d'Inghilterra che guida un dipartimento riservato ai casi di violenza intrafamiliare, da una vita si occupa di minori e di diritto di famiglia. Quindi verrebbe da dire, insomma, scrittrice per caso, tra virgolette, e solo dopo i 50 anni, ma con una serie di best seller che sono stati subito... Vi sono trovati il 2 settembre del 2000 all'aeroporto di Fiumicino andando a Londra, non avevo niente da fare. L'ultimo Camilleri mi era stato dato da un'amica a Palermo, avevo messo il libro per sbaglio nella valigia che è andata in stiva. Non potevo fumare, non avevo carta da scrivere né penna, che è rarissimo, perché avevo la borsa piena di marmellate che mi aveva dato mia madre, a dir la verità, per cui non avevo niente da fare e ho pensato a tutto, che succede a casa, i ladri, il giardino, i gatti, e poi mi è venuto come su uno schermo scritto così la Mennulara, e l'ho detto e l'ho ridetto, e oggi mi diceva Giovanna Salvia della Feltrinelli che su Repubblica hanno detto che forse dubitano che sia vera questa storia. Io dico che mi offende, perché io so inventare storie più belle di questa. Comunque fu così. Università di Torino e responsabile scientifico del grande dizionario della lingua italiana UTET, critico rinomato e poeta egli stesso. Alla domanda se possa l'artista contribuire alla costruzione concreta di un mondo più sereno, risponde con il registro della poesia, cioè io coltivo la speranza. Non essendo qui, essendo purtroppo in ospedale, io vorrei salutarlo citando una sua autodefinizione, quando dice: scrivere versi per me è un piacere, una gioia e una necessità. Veramente mi basta scriverli. Pubblicarli mi rallegra, ma non è altrettanto importante, un vero signore. Non essendoci, io passerei invece direttamente alla conoscenza. Alla mia destra. Autore di Concilio Vaticano II, Lindau, editore. Nato nel 48, De Mattei storico, ha studiato principalmente la storia europea dal XVI secolo al Novecento, focalizzando soprattutto le idee religiose e politiche. Attualmente insegna storia moderna del cristianesimo all'Università Europea di Roma, vicepresidente del CNR con delega per il settore delle scienze umane, collabora con il Pontificio Comitato di Scienze Storiche e dirige varie testate sempre di storia. De Mattei, il Concilio Vaticano II, il suo grande libro, un tomo di 600 pagine ricchissimo di documentazione, spesso già nota, come lei stesso sottolinea nella prefazione, però riporta come sottotitolo una storia mai scritta. Quindi Caos Calmo,
che ha vinto lo Strega nel 2006, ma pluripremiato anche all'estero, tradotto in 20 lingue, e divenuto ancora più noto al grande pubblico dopo che è diventato un film di Moretti. Il Sentiero inizia come un romanzo noir, con una strage inverosimile che avviene in un bosco del Trentino, dove varie persone vengono uccise, ma muoiono ognuna simultaneamente, però per cause diversissime. Addirittura, ripeto, in un bosco del Trentino, uno degli omicidi avviene a causa di uno squalo, tra l'altro estinto da secoli. Quindi la storia è naturalmente inverosimile, ma non essendo un giallo, il fine ultimo non è quello di arrivare a dipanare il mistero, quanto di...